Beh, un momento importante perché vuol dire che Genova risulta sempre più attrattiva, un marchio importante come TIM, un'azienda importante nel campo delle telecomunicazioni, ha deciso di brandizzare la nostra stazione. Questo è un elemento che ci fa molto piacere, ci fa capire anche che stiamo lavorando bene e che c'è una forte collaborazione tra Genova e le primarie aziende nazionali e sovranazionali. Anche dal punto di vista estetico la stazione migliora, quindi un miglior servizio per i cittadini, e devo ringraziare il lavoro del comune, quindi dell'ufficio che si occupa anche delle sponsorizzazioni, e naturalmente anche il lavoro di AMT. Quindi un buon risultato e speriamo al più presto di andare avanti inaugurando al più presto anche le nuove stazioni che avremo nei prossimi anni, e mi riferisco alla stazione di Martinez Terralba e la stazione di Canepari. Attraverso questo importante sponsor che è TIM, noi riusciamo a valorizzare al massimo la metropolitana non solo come sistema di trasporto che ogni anno sposta circa 14 milioni di passeggeri, ma riusciamo anche a ottenere degli introiti, no, che si aggiungono ai ricavi da traffico dell'azienda, quindi rappresenta una diversificazione del business che va in una direzione di autonomia economica sempre più elevata. Questo deve essere il nostro obiettivo, cercare di vivere e proliferare con risorse proprie. Ecco. L'altro aspetto è quello relativo al fatto che un impianto come la metropolitana si presta in modo particolare a essere brandizzata da una grande società come TIM, che riesce anche con la grafica a rendere più bella, più accogliente e più vivace la metropolitana per chi la utilizza, e quindi siamo veramente contenti di questa operazione che è stata condotta con successo grazie alla collaborazione tra MT, Comune e la stessa TIM.